Voi lo vedete, c'è un'invasione in corso. Basta guardarsi attorno, lo vedete tutti. I borghesi arroccati in ville e palazzi, a loro non importa. Loro nemmeno se ne accorgono. Non sono mica loro a subire stupri, rapine e violenze. Non sono loro gli umiliati e offesi, ma siamo noi che ne paghiamo ogni prezzo. Ogni loro scelta ricade su di noi. E ci ritroviamo invasi di zingari, ebrei, cechi e polacchi a ogni angolo di strada che ci rubano il lavoro e la pace, ci offendono. I nostri governanti ci hanno venduti ai burocrati paneuropei. Hanno un progetto, sapete, tutto stabilito: contaminare la purezza del ceppo germanico, la grande sostituzione razziale. Non a Berlino, ma nei salotti francesi, nelle sinagoghe inglesi, è lì che si decide il destino della razza germanica. Vogliono distruggere il popolo con la povertà, l'oppressione fiscale, l'abbattimento della nostra moneta sovrana. E dopo che ci avranno distrutti, ci sostituiranno con forze nuove, altri uomini più freschi, più belli, più forti di noi avranno il nostro posto. E noi non vogliamo, vero, lasciare il nostro posto. Noi dobbiamo resistere, riprendere quello che ci hanno tolto, restare dritti. Dobbiamo restare dritti.